Ciao Lattini! Ciao, bentornati! Scusate, scusa se in questo periodo abbiamo fatto pochi video, ma insomma un po' di problemi, un po' di problemi anche fisici, perché questo tempo qua... Sì, ci ha fatto ammalare! E quindi però siamo tornati. Con poi abbiamo avuto anche un po' di contrattempi, di lavori, vai, cose così. Però noi siamo qui sempre, come al solito. Certo. Con Pascal. E sì, oggi è venuto a trovarci Pascal. E c'è lui appunto perché abbiamo un unboxing Disney. Sì, questa è, sono uscite, sono i castelli delle Disney Princess, vedete, magici castelli. Costano 3,90 e sono di giochi preziosi, Preziosi Collection. Sì, dentro contiene il personaggio racchiuso nel castello, in allegato al Mega Fan Book, che è questo qua. Mega. Perché sembrerebbe che le vendite in edicola devono essere associate, nel senso che noi andiamo lì per questo, non... E a questo. Però con una specie di non so che cosa. Sì, vedi. Poi si vede dei mega fan book e del gadget. Quindi loro danno per scontato che sia questa la cosa principale. Ma chi spende 90 per questa cosa qua? Nessuno. Comunque, vabbè. Quindi c'è la rivista e i castellini. Quali sono? Vediamo. C'è quello di Belle, di Cenerentola, di Ariel, di Aurora e di Biancaneve. E non si possono tastare, io provo a tastarli, ma sembrerebbe che siano tutti uguali, vedete? Cioè, non si può capire da Non si può capire, io volevo quella della sirenetta, però non si può. Adesso, con la nostra fortuna ci bloccheremo. Cioè, le piacciono tutte, però... Sì. Le piacciono un po' meno, almeno a me. Invece le piacciono che piace tanto. Perché? Meglio la strega. Comunque... vediamo com'è il fanbook. Allora, praticamente... Ah, dice... una cosa positiva che abbiamo trovato in questo fanbook subito è che è scritto GP Bimbo. E per una volta hanno scritto GP Bimba, hanno generalizzato. Sì. Io trovo che sia giusto così, visto che. Meno male. Fare, cioè, per forza etichette che per forza deve essere per bambine. Allora, qui parla un po' del magico regno dei pesci di Disney. C'è una volta un regno, parla un po' del. Riassume più che altro chi sono le principesse, quindi mia canina c'entra Aurora e le Belle. Finalmente sono riuscite a realizzare la felicità, le Belle sono più grande. C'è un'introduzione praticamente. Poi parla dei palazzi, penso che siano veri, un palazzo, questa è la legge di Versailles, per esempio. Questa è la di Aurora, sembra. È vero, che bello, che bello sarebbe vivere un posto del genere, tipo svegliarsi la mattina, ciao io esco, sì, con il cestino del pranzo, sì, è bello. Ci mettiamo a cantare quando siamo di casa. È bello per un paio di giorni, poi io scleo perché non c'ho lo shopping sotto casa, sì. Quindi. Poi, un altro castello, questo è il castello di Windsor, in Inghilterra. La regina dell'ingegno. Sì, la regina Elisabetta prima. Poi un altro castello della Spagna. Somiglia molto alla regina di Cenerentola. Questa Qua è la regina. Questo magazine. Sì, c'è una chicca. Dopo. Un altro castello. Ah, il castello di. Come? Di Sissi. Infatti che è Sissi. Di Schönbrunn. Ok, in questo magazine. Infatti, hanno messo Sissi. E anche se. Non è Disney, ovviamente. E anche per la prima volta, no? Ah, che bellezza! Da quello che noi sappiamo, Anastasia. Quindi fa scena vedere Anastasia in una cosa Disney. Sì, decisamente. Perché sempre chi non sapesse, Anastasia non è mai stata Disney, è stata della Fox. Esiste veramente. Infatti, questa è la vera foto di lei con la famiglia. Però fa sempre comunque impressione, tra virgolette, vederla. E qui parla un po' di Biancaneve, Belle, Cenerentola, Ariel e Aurora. Aurora, quelle che possiamo trovare all'interno. Sì, Aurora, fissa. Abbiamo anche gli autografi, guardate qui, Ariel. Scusate, mi fai un autografo per andare in stampa? Certo, grazie. Quindi guardate le autografi e imparate a fare uguali. Ah, è una bella caligrafia. Poi con il postino. Bella anche, Cenerentola sembra una che non è andata a scuola, perché sembra... Ti sforza a scrivere. Ok, e basta. Quindi questo è il fanbook. Adesso andiamo. Sì, andiamo ad aprire i magici castelli dei Disney Princess. Ci saranno. Ci abbiamo tenuto la bella. Anche se io vorrei. E vedi, ma hai visto? Sapevo io. Cenerentola! Oh no, dai! Qui c'è qualcuno che ci porta male, ma cos'è? Mamma! Pascal però non ci ha aiutato, Bella Cenerentola, bellissima! Vediamo questi infatti. Allora,
c'è il checklist, la checklist Magici Castelli, e appunto fa vedere che c'è allora potevamo trovarne due per ogni tipo e noi abbiamo trovato comunque Cenerentola. Sì. Cioè questa è sfiga, sfiga. Comunque allora ce ne sono 10 in totale, perché se questi ce sono 10 perché cambia il la posa, vedete? Sì. Qui c'è una diversa, qui c'è Belle diversa, Biancaneve, Cenerentola e Ariel. Che poi adesso Ariel l'hanno fatta sempre con questo vestito verde. Marino più che altro. Sì. Però dai, di Cenerentola è stato quello bello, quello figo perlomeno. Vedi? Ah sì, lei è quella con. Sì, l'ho intravisto, comunque adesso lo vediamo. E ma la storia di principessa era chiusa nel suo scintillante castello. Qui addirittura vedete che sono, i castelli sono tutti uguali. Non si può scegliere perché sono uguali. No, è fatto apposta. Quindi se io voglio gli altri non posso. Vabbè. Qui c'è una cioè c'è dentro che vive in, in un castello che è una mini stanza tipo una gabbia. Una gabbia. E soprattutto lei arriva fino al soffitto e lì entra, non si può anche muovere. Tu lo tieni la gabbia. Poi abbiamo diciamo anche un castello un po' più grande, sarebbe stato un po' più grande. Magari lei è più piccola, così potete giocarci. Abbiamo anche un pratico occhiello per metterci una bella catena e ce lo portiamo al collo. Così andiamo in giro, bom 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 bom. Oppure per l'albero di Natale. Carina, vero? E prendiamo un botto e poi la prendiamo. Ah, però che bella che è, no, dai, guardate qua. Ah, oddio, se le vogliamo tutte. Alla gola scintillante. Alla gola con tanti glitter. Che forse in camera si vede poco, ma dal vivo sono molto scintillanti. E poi c'è una specie di velo sopra. Cioè, non è un blocco di plastica unica. Poi guardate il viso come avete tagliato. Sì, è dettagliato. Lei è contenta. Vedete che dice. Ma avete trovato me, non Ariel. Alla fine è un po' di Titania. Sì, è specie di un po' da strega. Perché adesso. Una volta faceva la sguatta, adesso dietro la principessa se la tira. Se fate i soldi. Basta. sono carine però, eh? Si può. Cioè, sono fatte bene. Luca, perché devi spaccarla? Non farlo. No, ok, niente. Okay. E il castello è questo qui, molto semplice. Il castello è da... Come vedete, è fatto così. Qui ci sono dei cuori, sì, glitterato, trasparente. Ed è molto semplice, si apre proprio... E potete inserire la vostra principessa qua. Praticamente la testa va a coprire la torre, la punta, vedete? Aiuto! No, adesso vogliamo gli altri, caspita. No, sono belli, sono personaggi, quindi... Eh sì. Con la nostra fortuna troveremo un'altra Cenerentola. Tenteremo ancora la fortuna. Dai, speriamo. Ok. Comunque, fateci sapere se questi personaggi vi piacciono. Se li acquisterete. E cosa troverete, eh sì, quale principessa troverete. Peccato che non ci siano anche le altre. Infatti per Rapunzel ci sarebbe piaciuta. Sarebbe stato carino magari mettere anziché due di ognuna, sarebbe stato più carino fare anche le altre, però vabbè. Anche Frozen, magari un po' di personaggi. Vero, vero. Però Pocahontas non è al castello, giustamente. Alla capanna. Vabbè. Vabbè. Allora, ringrazio per aver visto il video. Sì. Mettete mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi ai nostri social, Twitter, Facebook e Instagram e commentate. E anche iscrivetevi se lo avete ancora fatto. A presto. A presto. Ciao ciao.